66enne di Cerro a Volturno, morta a seguito di una puntura di calabrone, decesso avvenuto per shock anafilattico. Furto ai danni di un bar a Monteroduni, bottino di 10.000 euro, si erano appena conclusi i festeggiamenti per il santo patrono. Al Veneziale di Isernia l'autopsia sul corpo di Costanzo Amoruso, 74enne trovato privo di vita nel suo appartamento a San Lazzaro. Rilascia un'intervista la nostra emittente, medico del servizio d'emergenza, rischia il provvedimento disciplinare. Anche il Molise nella morsa del caldo, nelle prossime ore previste punte di 40 gradi. Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di TV Molise. Una puntura di calabrone fatale è successo questa mattina a Montenero Valcocchiara, dove una 66enne di Cerro al Volturno è stata soccorsa dai sanitari del 118 di Castel di Sangro, chiamati sul posto per i gravi sintomi accusati a seguito della puntura di insetto. Una volta giunta al pronto soccorso dell'ospedale abruzzese, però, per lei non c'è stato nulla da fare. La donna sarebbe deceduta a causa di uno shock anafilattico provocato dal veleno dell'insetto. Danni per migliaia di euro per un bar di Monteroduni depredato dai ladri. Il furto commesso nella notte della festa patronale è sperato il proprietario del locale. Vediamo i dettagli. Si sono conclusi con un furto ai danni di un noto bar del paese i festeggiamenti in onore di Sant'Eusanio nell'omonima località di Monteroduni. I fuochi d'artificio erano terminati da appena qualche ora, erano circa le 4 del mattino quando alcuni malviventi sono riusciti, del tutto indisturbati, ad accedere all'interno del locale facendo incetta di qualsiasi bene di valore. Rubati gratta e vinci, sigarette e alcolici, per un danno che il proprietario dell'attività ha quantificato in circa 10.000 euro. Lui, una volta scattato l'allarme dell'impianto di sicurezza, è accorso sul posto insieme alla vigilanza privata. Proprio in quel momento i malviventi si sono dati alla fuga, ma prima di dileguarsi hanno deciso di fare tappa in un'abitazione di campagna che si trova esattamente di fronte al bar, dove hanno fatto razzia di attrezzi e oggetti di valore. All'arrivo dei carabinieri della stazione di Venafro, dei malviventi non c'era più traccia, così sono cominciati i rilievi per tentare di ricostruire la dinamica del furto e risalire alla loro identità. I ladri sarebbero riusciti ad entrare passando dal piano superiore del bar, che si trova allo stato grezzo, sfondando poi la porta di accesso al piano terra. Pare, da quanto riferiscono i vicini, che si siano dileguati nelle campagne circostanti, forse nel tentativo di raggiungere un complice appostato a bordo di un'auto. Una dinamica familiare per il proprietario, soltanto qualche mese fa vittima dello stesso crimine, avvenuto con le stesse modalità. Non si esclude infatti che a compiere il gesto sia stata in entrambi i casi la stessa mano. Si fanno sempre più frequenti i furti in paese ai danni di attività e abitazioni private e riuscire a spezzare la catena sembra un compito difficile anche per le forze dell'ordine, soprattutto considerata la totale assenza in paese di impianti di videosorveglianza pubblica che potrebbero essere uno strumento utile a rintracciare i criminali. Sarebbero gravi le condizioni del motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada provinciale 40 nel tratto tra i comuni di Porto Cannone e San Martino in Pensilis. Per cause ancora da accertare, il suo mezzo si è scontrato contro un'automobile e il forte impatto lo ha scaraventato sull'asfalto. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Timoteo di Termoli dall'ambulanza del 118 accorsa sul posto. Intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi utili a risalire alla dinamica esatta del sinistro. E da stamane all'ospedale di Isernia l'autopsia che dovrà chiarire se ci sono segni di violenza sul corpo del 74enne trovato venerdì scorso privo di vita nel suo appartamento del quartiere San Lazzaro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. C'era per noi Antonio Leone. Iniziata l'autopsia che con molta probabilità fornirà dettagli utili per far luce sulla morte di Costanzo Amoruso, il 74enne trovato privo di vita nella sua abitazione di San Lazzaro. La procura, che sul decesso dell'uomo ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, stamane ha conferito l'incarico all'anatomopatologo Massimiliano Guerriero. Subito dopo, presso la morgue dell'ospedale veneziale di Isernia, è iniziato l'esame cadaverico. Si dovrà stabilire l'ora esatta della morte. Il rinvenimento del corpo dell'uomo è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, ma secondo una prima ricostruzione
versione fatta dagli inquirenti, il 74enne sarebbe deceduto il mattino dello stesso giorno. A seguire le radiografie, lastre che hanno interessato in particolare il cranio della vittima. Al medico legale il compito di scoprire se ci siano elementi riconducibili a segni di violenza subita dall'uomo. In più stanze dell'appartamento di via Sanzio, infatti, la polizia scientifica ha rinvenuto diverse tracce di sangue, circostanza quest'ultima che insieme alla porta dell'appartamento trovata aperta hanno portato gli agenti della squadra mobile ad approfondire le indagini. Per questo motivo in questura nei giorni scorsi sono state ascoltate diverse persone, per lo più vicini e familiari. Gli inquirenti stanno scavando nella vita di Costanzo Amoruso con l'obiettivo di acquisire tutte le informazioni utili e ricostruire le ultime ore di vita del 74enne. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati. La sensazione però è che qualora l'autopsia dovesse confermare una morte violenta, gli inquirenti abbiano già un quadro abbastanza chiaro della situazione. Dalla procura intanto ci si continua a muovere con estrema cautela. L'omicidio volontario ad ora resta solo una pista battuta. Al vaglio ci sono anche altre ipotesi, tra cui un malore che avrebbe stroncato la vita del 74enne. E abbiamo ultimi aggiornamenti su questa notizia, perché nel pomeriggio si è conclusa l'autopsia, ma dai primi riscontri nessuna ipotesi è prevalsa sull'altra. Non si può ancora affermare con certezza quindi che Costanzo Amoruso sia stato ucciso o sia morto per cause naturali. In ogni caso il risultato dell'esame sarà reso noto entro 90 giorni. Intanto la salma è stata restituita ai familiari, i funerali venerdì alle 10:30 a San Lazzaro. Mattinata nera e odissea per i passeggeri del treno regionale Isernia-Roma-Termini, partito alle 6:40, che si sono ritrovati fermi un'ora nella stazione di Rocca d'Evandro a causa della rottura di uno scambio. Ci dice tutto Cristian Cerlante. Dopo il viaggio da incubo di due giorni fa per raggiungere la capitale, per i pendolari molisani i guai non finiscono mai. Mattinata nera e odissea per i passeggeri del treno regionale Isernia-Roma-Termini, partito alle 6:40, che si sono ritrovati fermi un'ora nella stazione di Rocca d'Evandro a causa della rottura di uno scambio. I viaggiatori, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del binario 20bis, sono arrivati a destinazione con 64 minuti di ritardo, con bagno rotto a bordo e sue fermate di cortesia nel caso di bisogni fisiologici impellenti. Nel frattempo ripercussioni anche su Isernia, con numerosi bus sostitutivi partiti in direzione Venafro. I molisani ormai sono abituati ai disservizi, quasi rassegnati. Un calvario che sembra ormai senza fine e, nonostante le tante segnalazioni degli utenti e le rassicurazioni della regione, non si vede la luce in fondo al tunnel. Tra treni soppressi, carrozze sovraffollate, degrado e ritardi, si prospetta un'estate infernale per i poveri viaggiatori molisani. Ed ora la storia di un medico del servizio d'emergenza che rischia il provvedimento disciplinare per aver rilasciato un'intervista alla nostra emittente. Tra le ipotesi ci sarebbe la sospensione dal lavoro. Ci spiega tutto Domenico Marzocchella. Ancora una volta l'ASREM non si smentisce, alle prese con tanti problemi, se la prende con chi li segnala, già successo con Lucio Pastore e oggi ci risiamo. A seguito dell'intervista rilasciata alla nostra emittente, rischia di subire un provvedimento disciplinare, protagonista della vicenda un medico dell'emergenza in servizio per l'ASREM. L'azienda gli ha già inviato una lettera di contestazione, il primo passo verso l'avvio di una procedura disciplinare nei suoi confronti, al momento solo eventuale, qualora il medico non fornisca giustificazioni. In questa fase nulla trapela circa la natura dei rilievi mossi al professionista. Si attengono al contenuto delle dichiarazioni o ad altro aspetto. Sta di fatto che questi si sarebbe già avvalso di assistenza legale per tutelare il proprio lavoro oltre che la propria immagine. In attesa degli sviluppi, il medico è regolarmente in servizio, certo con la spada di Damocle di una possibile censura o addirittura di una sospensione dal lavoro. Oltre che sull'interessato, graverebbe sul servizio di emergenza sanitaria regionale, già pesantemente sotto organico. Un caldo infernale in Italia e in Molise. Dalle prossime ore, con l'arrivo della quarta ondata dell'estate 2024, si registreranno temperature record con punte di 40 gradi. Il servizio di Gerardo De Luca. Al via la quarta ondata di caldo dell'estate 2024 che interesserà tutta la penisola italiana con temperature molto al di sopra della media. Domani Campobasso sarà una delle sette città italiane da bollino rosso, insieme a Roma, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Trieste.
Gli esperti meteo spiegano che questa ondata di caldo raggiungerà il picco tra domani e venerdì, con le temperature massime che raggiungeranno i 38 gradi e qualche valore arriverà anche ai 40 gradi al sud. Inoltre, non solo le ore del giorno saranno caratterizzate da temperature elevate, ma anche le notti, che si preannunciano molto afose. Nel fine settimana, afferma 3B Meteo, le temperature dovrebbero abbassarsi lievemente nel settore settentrionale, dove sono previste anche delle instabilità climatiche, mentre la situazione resterà invariata nel resto della penisola, Molise compreso. Questa ondata di calore, inoltre, non è destinata a durare poco. Gli esperti prevedono che si prolungherà anche per una decina di giorni, rischiando di arrecare seri danni alla situazione idrica del nostro paese. A Isernia cresce la preoccupazione dei residenti del quartiere San Lazzaro per la presenza quotidiana di cinghiali nelle ore serali. Siamo andati a vedere qual è la situazione con Antonio Leone. Cinghiali che stanno letteralmente distruggendo il settore agricolo, che invadono le strade molisane provocando centinaia di incidenti all'anno, che si appropriano di spazi urbani spingendosi a ridosso di abitazioni e attività commerciali. La Coldiretti ha lanciato l'allarme davanti al Consiglio regionale. In centinaia hanno chiesto alla Regione un piano straordinario di contenimento della specie selvatica, un problema che si misura non solo da un punto di vista economico, ma anche in termini di sicurezza, perché sia a Campobasso che a Isernia sono tanti i cittadini che nelle ore serali decidono di restare in casa nel timore di aprire il portone e trovarsi faccia a faccia con decine di ungulati. Del resto la cronaca giornaliera è piena di notizie riguardanti cariche e aggressioni da parte di questi animali, per lo più madri che vogliono difendere i propri cuccioli. Isernia, quartiere San Lazzaro, qui la presenza dei cinghiali è diventata ormai una costante. I residenti ci hanno segnalato che ogni sera fino a 30 animali scorazzano liberamente tra questi condomini. Insomma, al calar del sole, ci hanno confermato alcuni cittadini, è molto rischioso uscire di casa. Molto probabilmente i cinghiali vengono da queste campagne, attraversano questa strada, si tratta della statale 17, quindi anche molto trafficata, e poi si dirigono in mezzo a questi condomini. Una situazione da non sottovalutare dunque, anche perché le famiglie coinvolte sono centinaia solo nel quartiere San Lazzaro. Le stesse ora chiedono un intervento delle autorità, perché la libertà di potersi muovere, di poter uscire dalle proprie abitazioni, non può essere limitata da un branco di cinghiali. E intanto, a seguito della manifestazione di ieri proprio sull'emergenza cinghiali, il presidente Roberti replica a Coldiretti: il governo regionale ha condiviso tutte le iniziative proposte dai manifestanti, tra queste l'estensione della caccia di selezione, così il governatore della regione Molise. Il comune di Campobasso pubblica un bando esplorativo per verificare la disponibilità di edifici centrali dove trasferire la popolazione scolastica della Dovidio in attesa della ricostruzione della scuola. Salta così l'ipotesi selvapiana proposta dai 5 Stelle. Ci dice tutto Francesco Adamo. Sulle scuole di Campobasso in rifacimento e sulle soluzioni da trovare per evitare troppi disagi alla popolazione scolastica e alle famiglie si è dibattuto anche in campagna elettorale. Oggi, dalla pubblicazione del bando esplorativo tramite il quale il Comune di Campobasso intende verificare la disponibilità mediante locazione immobiliare di una o più strutture idonee alla locazione dei plessi della scuola di infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Dovidio, si comprende come la soluzione di creare un megaplesso temporaneo in contrada selvapiana, voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle, sia definitivamente svanito. Quindi il Comune di Campobasso è alla ricerca di una o più sedi presso le quali poter proseguire regolarmente le attività didattiche ed educative. Nel mentre si svolgono i lavori di riqualificazione dell'intera Piazza della Repubblica, compresa la riedificazione della nuova Dovidio. I lavori complessivi prevedono un finanziamento di 21 milioni di euro e prevedono, oltre all'abbattimento e ricostruzione della Dovidio, anche la realizzazione di un parcheggio multipiano. Gli immobili richiesti nel bando dovranno soddisfare le esigenze utili ad ospitare 29 classi, purché ricadenti nella zona centrale della città o in subordine nelle immediate vicinanze. Da considerare anche che le strutture devono prevedere spazi da adibire a palestra
palestra e servizi annessi. La durata del contratto, qualora siano individuate soluzioni soddisfacenti, è fissata in 3 anni scolastici, eventualmente estensibili. Fucinart, le colonne sonore di Ennio Morricone tra le immortali musiche proposte a Venafro nella serata di ieri dall'Orchestra Sinfonica del Molise. Il Castello Pandoni a far da sfondo, nell'aria le iconiche note di Maria di Bernstein, è il prologo di una serata speciale all'insegna della musica immortale, da Morricone a Manini, Rota, Porter e appunto all'autore della colonna sonora del celeberrimo West Side Story. Ad emozionare la platea, salita in piazzetta Antonio De Curtis, senza farsi scoraggiare dalle proibitive temperature del periodo, l'Orchestra Sinfonica del Molise, magistralmente e briosamente diretta dal maestro Stefano Nanni. L'evento, alla prima edizione, reso possibile dall'impegno e dalla passione dell'associazione Noi Ci Siamo. Ma credo una serata molto molto particolare, cioè la location è molto molto particolare, l'Orchestra Sinfonica del Molise è una garanzia, quindi credo che sarà un evento assolutamente particolare da non perdere. Ecco, quanto si vede in tanti hanno risposto positivamente all'invito. Sì, questo mi fa piacere perché è un evento culturale di grandissimo spessore a cui Venafro probabilmente non è nemmeno troppo abituato, quindi questa partecipazione mi inorgoglisce ancora di più come presidente dell'associazione. Venafro ha bisogno di cultura e cerchiamo di farlo organizzando degli eventi di altissimo spessore culturale. Ad arricchire ulteriormente l'evento, il percorso a tema tra musica in filo diffusione e immagini tra i vicoletti del centro storico fino alla location, le cospicue presenze anche da fuori città, una conferma che sì, il percorso ideato da Noi Ci Siamo è quello giusto. Lei non è di Venafro, viene da fuori, giusto? Sì, fondo è greca. Perché ha deciso di partecipare? Sono quegli eventi che attirano, sono eventi culturali che comunque ti prendono e chi è che è interessato vale la pena viverli. A proposito di Fucinart, questo il nome dell'evento, torna domani sera con un altro imperdibile appuntamento. Sarà la volta del Jazz Manouche, protagonista sul palco, un artista di fama mondiale, Stokelo Rosenberg. Un grande successo per il Pastorizia Festival, 2 giorni dedicati al cibo e agli allevamenti. Una vetrina importante per le eccellenze gastronomiche prodotte in Abruzzo, Lazio e Molise. Lo stand del Molise tra i più gettonati tra i visitatori. C'era Fabrizio Fusco. Picinisco, città del formaggio, riconoscimento conferito dall'ONAF lo scorso anno. Il pecorino prodotto nel borgo della Valle di Comino, ricadente nell'area dell'Alto Frusinate del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, garantisce alta qualità, pregiate peculiarità organolettiche e sapore sublime. Elementi apprezzati sulle tavolate dei buon gustai, tra i preferiti nelle elaborazioni gourmet dagli chef del Lazio. Vetrina dell'eccellenza locale, sintesi dei pascoli e della bravura dei casari, è la rassegna annuale Pastorizia in Festival, giunta alla 22esima edizione, sostenuta con forza dall'amministrazione comunale e vanto dell'associazione omonima, coadiuvata da una larga partecipazione di volontari. Un evento questo sempre più attuale e di una strategia vincente in un momento storico in cui la montagna vuole rappresentare la sua economia vincente, il suo motore economico e non più area marginale, un simbolo ambientale ma anche un esempio di socialità e di nuove opportunità di sviluppo per il nostro paese. Io lavoro nel direttivo del Pastorizia in Festival da circa 3 anni e lo faccio perché sono innamorata del territorio e non voglio andare via, voglio restare. Credo che sia un messaggio di resilienza che voglio dare a tutti i giovani. Questa festa rivive un po' le tradizioni, soprattutto le più antiche, a partire dal formaggio, il pecorino di Picinisco e come viene prodotto. Questa è stata l'attività principale svolta dai nostri nonni. Grazie a questa festa, diciamo, li facciamo rivivere questa tradizione antica che comunque anche oggi noi giovani cerchiamo di portare avanti.
E siamo in chiusura al touchscreen con le notizie di questa sera dall'Italia e dall'estero. La cronaca su Sky TG24, la strage di Erba, no a istanza di revisione, confermato ergastolo per Bazzi e Romano, nessun nuovo processo per i coniugi ritenuti responsabili della morte di Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Brescia dopo circa 5 ore in camera di consiglio. Aziz Marzouk, padre e marito di due delle quattro vittime, ha detto: sono deluso, non sono stati loro. Sull'ANSA, Blinken, i paesi della NATO hanno iniziato a trasferire gli F-16 a Kiev. Biden apre il vertice annunciando nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina insieme agli alleati. Appello alla Cina, fermi il sostegno alla Russia contro l'Ucraina. A proposito di Biden, TGcom 24, le presidenziali USA, sul New York Times, George Clooney: voglio bene a Joe Biden, ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato. In un editoriale sul New York Times, l'attore chiede il ritiro del presidente dalla corsa alla Casa Bianca, non può vincere la sua battaglia contro il tempo. Sull'ADN Cronos, ancora notizie dall'estero: Gran Bretagna uccide moglie e due figlie di un commentatore BBC con una balestra e caccia all'uomo. È nota l'identità del presunto killer. Le tre vittime avevano 61, 25 e 28 anni. Il commentatore radiofonico era un ex agente di polizia. Bene, con questo ultimo aggiornamento anche per questa sera, per l'informazione da TV Molise è tutto. Grazie per averci seguito, buon proseguimento.